tutti ragazzi e benvenuti alla video recensione dello Students Hostel Estense di Ferrara. Questa video recensione è un po' diversa rispetto alle altre perché, come vi ho anticipato nel video che vedrete nei prossimi giorni del GP2 di Pomposa, il cronoprogramma era davvero molto stretto. Dunque non sono riuscito a fare la video recensione come avrei voluto, pertanto vi racconterò tutta la struttura facendovi vedere la stessa struttura con dei video di copertura che avevo fatto fortunatamente il giorno prima, nella eventualità appunto che non arrivassi a recensire il tutto per come avrei voluto, ma che rendono davvero molto bene l'idea. Dunque iniziamo subito. La struttura si trova in centro a Ferrara, in una posizione strategica, davvero molto comoda, molto vicina al centro, lo si raggiunge a piedi senza alcun problema e soprattutto ha un parcheggio auto pubblico proprio dietro. È il parcheggio Diamanti, che ha un costo di 50 centesimi l'ora per un massimo di 2 euro al giorno. Si paga dalle 7.30 alle 20, tranne nei giorni festivi, quindi è davvero comodissimo e si trova davvero alle spalle dell'hotel, veramente ottima come posizione. Arrivati lì troverete una struttura che ha i suoi anni addosso, non tenuta benissimo, e adesso ci arriviamo, vi farò vedere perché secondo me non è tenuta benissimo, ma dallo staff molto 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 gentile, professionale, molto giovane, quindi davvero c'è quel clima proprio giovane, anche perché la struttura principalmente è un ostello, dunque le camere poi singole non sono tantissime. La struttura peraltro è gestita da un'associazione siciliana e a me da siciliano può fare solamente piacere. L'albergo ha anche un giardinetto che dà proprio su questo parco, che permette di raggiungere facilmente il parcheggio, davvero carino. Immagino che nelle giornate estive sia bello, proprio bello starci. Io e la mia fidanzata non ne abbiamo potuto godere al massimo, abbiamo capitato delle giornate un po' uggiose, però c'è ed è abbastanza ben tenuto. L'hotel offre il servizio di colazione e poi ha un piccolo bar, una piccola caffetteria aperta dalle 7 alle 23. Sulla colazione mi soffermo in maniera particolare perché è giusta, cioè nel senso non è abbondante, non ti alzi con la fame, ma non è certamente una colazione ricca, è una colazione giusta, non è internazionale, tendenzialmente italiana. I cornetti sono buoni ma son vuoti, c'è un microonde e gli orari della colazione peraltro sono un po', per me, per noi sono stati un po' stretti, perché alle 9.30 è davvero poco, soprattutto se arrivi dopo un viaggio molto lungo, insomma non è semplice poi alzarsi per tempo la mattina, magari allungarla fino alle 10 non sarebbe stato male. Al piano poi si trovano anche le scale per salire ai piani superiori e anche un ascensore. Io l'ascensore non dico nulla, ve lo faccio vedere. Come avete visto, è un ascensore che sicuramente ha bisogno di un po' di manutenzione. Il rumore che fa da un piano all'altro non è per nulla rassicurante e noi avevamo la camera peraltro al primo piano, non siamo saliti ai piani superiori, quindi non immagino cosa accada ai piani superiori, quindi è certamente un po' da sistemare. Al primo piano c'è una camera comune che vi faccio vedere adesso, una libreria, una piccola libreria dove peraltro ho trovato pure dei fumetti che io leggevo da piccolo, Topolino e Paperinik, una TV, insomma una sala comune. Poi nei corridoi ci sono le varie stanze, i dormitori, le docce. E poi in fondo c'era la nostra stanza, la stanza numero 201. La camera, che adesso vi faccio vedere in questi video, è composta da un armadio in legno compensato, non l'ho ben capito, un tavolo comodo con delle sedie, quindi molto comodo per appoggiarci un PC, per lavorarci. Poi sotto il tavolo c'è anche una presa, quindi davvero comoda
la posizione e poi c'è una grande lampada a LED, è geniale, messa a parete, illumina davvero molto bene, illumina bene tutta la camera, quindi illuminazione ok. Oltre alla lampada LED ci sono anche delle bajour. Le bajour che sono fatte in legno, base in legno, ma posizionate in maniera secondo me un po' scomoda, perché sono sì posizionate accanto al letto, quindi hanno senso, ma c'è una sola presa e quindi magari puoi attaccarci uno smartphone o come nel mio caso una base di ricarica per smartphone e smartwatch, è un po' complicato, insomma sono un po' scomode. C'è poi il letto, nel nostro caso c'era un letto matrimoniale e un letto singolo e qui c'è già la prima grande criticità. Siamo entrati in camera e non c'era il letto fatto, cioè c'era il letto completamente da fare, la mia fidanzata lo ha dovuto fare esattamente come fosse a casa e non l'abbiamo trovato una cosa molto cortese né tantomeno professionale, era proprio da fare, c'era tutto piegato ma da fare, da zero. Va fatto senza problemi, non è quello il problema, è che però quando vai in una camera d'albergo, insomma, vorresti trovare un minimo tutto sistemato. Letto che io ho trovato comunque decentemente comodo, la mia fidanzata anche in questo caso un po' meno, ha avuto difficoltà a dormire. Per quanto invece concerne le coperte, quella più pesantuccia, in lana sembrava una coperta di quelle che danno in ospedale, sia ben chiaro, a me teneva caldo, ma anche qui ci può stare, ma è da segnalare. La cosa che però secondo me non ci può stare in alcun modo è lo status delle mura della stanza. Infatti abbiamo trovato, come vedete nel video, tracce di umidità, macchie di non meglio definita natura e muffa. È una cosa secondo me molto grave, abbastanza grave. Da qui si vede che comunque la struttura è datata, tenuta bene, ma non benissimo. Insomma, non era un disastro totale, però quando si presentano muffe, macchie in una camera, secondo me bisognerebbe prontamente intervenire. Non è una cosa né salutare né carina né bella da andare a vedere. C'era poi un finestrone che dà sul giardinetto interno. Purtroppo le criticità non terminano qui. Infatti, nella camera c'è il bagno in camera che vi faccio vedere. Ma questo invece voglio farvelo vedere proprio così, mi sto ritagliando proprio gli ultimi minuti di permanenza per farvi vedere e commentare insieme il bagno, perché secondo me le mancanze più gravi sono proprio qui. Allora, anzitutto comunque il bagno non si presenta male, tetto molto alto, vedete questo effetto dovuto alla tipologia di lampada, c'è un profumatore e l'aspiratore lì sopra, quindi più o meno ci dovremmo essere, specchio con lampada, lavandino eccetera. Però già qui vedete che manca una cosa fondamentale, anzi una di due cose per me molto importanti e fondamentali. Vedete quella tovaglia lì? Perché è messa lì? Perché non c'è un appiglio per mettere la tovaglia per il bidet, ma non solo. La tovaglia per il bidet proprio non c'è, cioè quella è una tovaglia grande che abbiamo dovuto adattare a tovaglia per il bidet. E un'altra cosa basilare che manca, che io reputo davvero moltissimo grave, abbiamo i sacchetti per le donne. Che cos'è? Vi do 3 secondi. 3, 2, 1. La carta igienica. Cioè, ragazzi, qui non c'è carta igienica. Ci sono questi fazzoletti, che sono però dei monofazzoletti, ma non c'è altro, cioè non c'è la carta igienica. Che è una cosa secondo me molto grave. Ora, al di là del fatto che qualcuno vorrebbe dire ma potevi chiederla, ma questa è una cosa che non va chiesta. Questa si deve trovare in ogni camera d'hotel, d'albergo, di pensione. Questo è un fatto davvero secondo me molto grave. Questo in teoria è un dispenser di disinfettante che però non funziona, peraltro non si capisce perché sia messo qui, proprio accanto al WC. Non comprendo questa disposizione. C'è il sapone, ma è più che altro schiumoso per le mani. Phon, asciugatore, c'è l'asciugatore per le mani, ma manca la carta igienica. E qui abbiamo la doccia. Doccia che è fatta discretamente bene. Vedete, ampia e giusto, abbastanza moderna, però anche qui altra mancanza.
ma anche il set di cortesia, cioè la doccia, ma non ci sono né shampoo né balsamo, né nemmeno quelli nelle bustine piccole, cioè non c'è proprio nulla di tutto questo. Quindi l'unica cosa che si può fare con questa doccia è sciacquarsi e basta, cioè non si può fare altro. E questo qui è elettrico, sostanzialmente questo elettrico si attacca con questa lì e riscalda discretamente bene. Questo è un sensorino perché la luce che c'è lì si accende e spegne in base a quando si entra o esce dal bagno. Il bagno ha la porta scorrevole, ve la faccio vedere. Eccola qui. Insomma, un buon punto d'appoggio, ma non di certo uno di quegli alberghi che ti fa venire voglia di tornare. È un punto d'appoggio, cioè è una struttura in cui andare. Se si vuole stare tendenzialmente fuori, se serve solamente un letto dove andare a dormire, ci può stare, ci sta. Anche il concetto comunque della stessa struttura è proprio quello, cioè comunque si rivolge a un target molto ben definito. Tuttavia, credo che nel momento in cui si offrano però anche delle camere singole con bagni in camera, bisogna garantire un certo standard di servizi e soprattutto delle camere vivibili e non con muffi e macchie come era nel nostro caso. Mi dispiace perché comunque la base c'è, la struttura peraltro ha anche il wifi pubblico che però non prende bene ovunque. Io ho avuto alcuni problemi di connessione, molto spesso andavo con il mio 4G perché la connessione era veramente lenta, quindi insomma. Ed è un peccato perché comunque lo staff, la base di staff c'è, le persone ci sono, sono peraltro gentili e competenti, molto disponibili, insomma è davvero un grosso peccato perché credo che la cosa più complessa quando si fa questo lavoro sia acquisire il capitale umano giusto. In questo caso il capitale umano giusto secondo me c'è, mi sono trovato benissimo sotto quel punto di vista, ma la struttura va di certo migliorata. Comprendo comunque che si trovi in centro a Ferrara e quindi non è che ce ne siano tantissime linee di strutture in quella posizione. Però questo secondo me non autorizza né tantomeno legittima certe sviste e certi standard che secondo me non possono venire meno. E questo è tutto quello che avevo da dirvi per questa struttura, Students Hostel Estense di Ferrara. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate e non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale YouTube e soprattutto seguirmi su Instagram. Non smetterò mai di dirvelo perché è fondamentale. Lì pubblico gran parte dei contenuti, quindi vi aspetto su Instagram, trovate i link qui sotto e io vi do appuntamento tra qualche giorno col video della gara del GP2 di Pomposa. Non vedo davvero l'ora di farvelo vedere, di condividerlo con voi. E niente, questo è tutto. Al prossimo video. Ciao!